Ciao a tutti, io sono Francesca e volevo fare due chiacchiere con voi. Vi siete mai resi conto di come tutto nella vita sia relativo, dalla teoria della relatività fino ai canoni estetici? Infatti io ho fatto liceo artistico e al liceo artistico c'era sempre un ragazzino rasta, magrolino, piccolino, un po' rinsonnolito, che aveva successo con le ragazze più belle della scuola. E tutti si chiedevano il perché. Com'è possibile che questo ragazzino riesca a baciarsi la ragazza più bella della scuola e non io? E secondo me il motivo è appunto perché ognuno ha i suoi gusti. Ad ogni ragazza piace uno stile di capelli diverso, come un cane diverso, come un animale diverso. E così queste ragazze, quando vedono il nostro rastino di turno, vedono l'apparizione di Bob Marley, oppure, se vogliamo, si ricordano del pastore bergamasco, il cane che appunto ha i rasta, e quindi quando vedono questo ragazzo cogliergli incontro non possono fare a meno che avere il loro cuore pieno di gioia e innamorarsi. Io invece, per raccontare la mia esperienza personale, sono più una tipa da pelo, un tipo da orso. Mi piacciono i ragazzi, infatti, solitamente con la barba e pelo a volontà, un po' dappertutto. E la mia è un'esperienza di famiglia. Infatti anche mia madre, nei lontani anni 70, si innamorò di mio padre in quanto lo incontrò una sera durante la festa del Redentore su una barca a vela che si era costruito da solo con questa barba meravigliosa, e pensò: wow, che uomo incredibile, il Robinson Crusoe della situazione. E infatti mio padre navigava per mesi da solo, cucinava carne alla griglia, quindi la barba prendeva l'odore di tutti questi cibi, di questi crostacei, il sole la faceva diventare luminosa, bionda, rossa, quasi radioattiva. E mia madre si innamorò subito di questa idea così primitiva, di questo uomo che quasi non si lavava. In realtà, dopo che si sposarono, lui si rasò la barba, disse: sì, avevo un caldo della Madonna, non ce la facevo più, e si rasò la barba. E mia madre rimarrò molto delusa, in quanto in più ha ancora una barca a vela, ma è affittata 360 giorni all'anno, in quanto bisogna pagare i conti, e comunque la barca oramai è tutta automatica e tra un po' ti consiglia lei l'itinerario migliore da fare, e non c'è più niente di così selvaggio e primitivo. La stessa cosa successe a me, che conobbi il mio ragazzo anni prima senza barba e quasi non lo notai, ma poi qualche mese fa lo rividi con questa meravigliosa barba rossa e pensai: mamma mia, probabilmente quest'uomo apre bottiglie di birra con la bocca, fa delle cose eccezionali. E cominciai ad uscire con lui, e poi in realtà scoprì che era un nerd che di navigazione la faceva solo esclusivamente online e virtuale, e che quindi insomma di primitivo c'era ben poco, però comunque continuò ad adorare la sua barba. E insomma, sto cercando di dire che ognuno ha i suoi gusti, ognuno preferisce un tipo di cane, un tipo di uomo ad un altro. Ma se per esempio siete calvi, non vi demoralizzate, in quanto c'è anche la donna che adora l'uomo senza peli, quindi come per esempio il cane nudo, il cane cinese nudo che non ha peli, in quanto questa donna detesta trovare peli per terra, sul divano, dover passare l'aspirapolvere tutto il giorno, e quindi odia i peli del lavandino, i famosi peli del lavandino, e quindi se siete calvi siete proprio quello che fa per lei. Quello che sto cercando di dirvi è che non preoccupatevi del vostro aspetto esteriore. Se siete
biondi, mori, alti, bassi, grassi, comunque sarete, se sarete delle persone buone e positive, troverete qualcuno che vi ama, anche se siete un po' bastardi. E quindi con questo vi lascio e vi auguro una bellissima giornata con una carrellata di foto di cani bastardi. Buona giornata a tutti!